A Davoli la comunità è in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio Montillo. A Davoli Marina la comunità davolese è in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio Montillo, con la celebrazione eucaristica officiata da Don Gregorio e la serata conviviale. Don Gregorio Montillo è stato definito il prete dell'azione. Eh sì, è vero. Io ho sempre avuto in mente che noi nella Chiesa facciamo troppe parole. Allora, fin dall'inizio, ho dovuto dire no, bisogna concretizzare anche quello che si predica. Concretizzarlo soprattutto in modo da far capire che le parole dell'annuncio non sono parole vuote, ma che portano con sé una realizzazione nella vita personale di ciascuno di noi e di tutta la comunità. E quindi anche esteriormente ho visto che la popolazione ha reagito molto positivamente. Quando si muove il prete, smuove qualcosa. Per secondo è stato definito il prete della tranquillità. Questo non è sempre, come dire, oro quello che appare, perché la tranquillità è vero, ma se non ci controlliamo noi preti, no? Che esplodiamo, a chi si vuole insegnare qualcosa? Ma la tranquillità viene dalla sicurezza che noi siamo fondati in Dio, che Lui sa tutto, quindi non mi devo disturbare cosa pensa Tizio o Caio. Io faccio quello che dinanzi a Dio è giusto e allora puoi dormire con sette cuscini, come si dice. 50 anni di sacerdozio e il messaggio da lanciare a questi nuovi preti. Essere sacerdoti è belli, è bello. Non andiamo dietro a cose fasulle. Il tempo passa velocissimo. Investiamolo in cose che restano per sempre. Soprattutto la nostra specificità oggi è di essere testimoni di Dio. Non è di essere promotori di squadre di questo e di quest'altro. Noi dobbiamo portare avanti la spiritualità perché di questo ha bisogno il nostro mondo. Lei è stato ordinato prete in Svizzera, a Zurigo, e non voleva tornare in Calabria, ma poi il suo cuore ha detto devo ritornare per costruire. Sì, io dico, ho ricevuto tanto dalla Svizzera, dagli incontri là in Svizzera e quindi è la mia seconda patria, no? Però io vedevo sempre la differenza che c'era anche a livello sociale tra la Svizzera e qui in Italia. E quindi questo grido non della povertà, ma del bisogno di aiuto mi ha colpito attraverso la voce del Vescovo Cantizani. E loro mi sono deciso di venire, anche se allora in modo un po' mondano mi sono detto, beh, vado a provarci, se non va me ne ritorno in Svizzera. Però sono contento di essere venuto qui in Calabria e di essere qui. Il ricordo più bello di questi 50 anni di sacerdozio. Va, la nostra vita è così piena, no? Che io direi, non parlerei del ricordo più bello, ma dei ricordi. E i ricordi sono, diciamo, più belli sono quelli spirituali, che te li porti dentro. Perché anche la gioia di aver costruito una chiesa passa. Ma questo però no.
la gioia di essere veramente con il Signore. Come dicevo nella messa, ogni giorno, ogni volta che io vado all'altare è una gioia grande. Auguri Don Gregorio. Grazie di cuore anche per il vostro servizio che avete fatto, eh? Con il sindaco facente funzione Luca Procopio, oggi l'anniversario, 50 anni di sacerdozio di Don Gregorio, un prete d'azione è stato definito. Sì, è con grande gioia che festeggiamo questo 50° anniversario di sacerdozio di Don Gregorio, che per noi è un punto di riferimento. È stato un parroco, e lo è ancora, capace di tenere la comunità unita, e ha fatto tanto per Davoli, lo sapete, come dicevo poc'anzi all'altare, e ha costruito questa bellissima chiesa, che non è stata una cosa facile, ha ristrutturato la chiesetta piccola, ha ristrutturato la chiesa di Santa Tecla, e comunque fa giorno per giorno tanto per tenere unita la comunità, e per accogliere i ragazzi qui al centro parrocchiale e gli anziani. E adesso non ci resta altro che andare a questa cena conviviale. Sì, anche questo è una cosa che fa parte della comunità, è una cosa bella, e quindi facciamo tanti auguri a Don Gregorio.